Corso di dizione e fonetica di Fabio Liotta. Lezione numero 2. Siamo alla seconda lezione. Dunque, nella prima lezione abbiamo dato il margravio. Ho messo le dispensa sull'album di MySpace che ho linkato nella pagina dei fans su Facebook. Quindi ci potete arrivare anche da Facebook. Ho letto quindi il Margravio. Adesso ho detto gli accenti, qual è l'accento grave, l'accento acuto, lo ripeto, gli accenti nella lingua italiana in relazione alla pronuncia. Abbiamo due tipi di accenti, quindi l'accento grave, che è l'accento che allunga ed allarga la vocale, ed il simbolo è una linea che va che va in trasversale, diciamo, ed è così. Questo è l'accento grave, si vede, ecco, da così. L'accento acuto invece, quello che va a chiudere, è così. Quindi accento grave e acuto. L'accento acuto accorcia e restringe il suono vocalico. Esempi quindi di accento grave: abbiamo detto bene, sempre, aperto, accento. Esempi di accento acuto: e sembra, velo, vergine, stretto. Quindi ne abbiamo che nella scrittura della lingua italiana abbiamo noi 5 vocali e nella lettura ne abbiamo 7, per cui abbiamo questo. Abbiamo una A, una E chiusa, una E aperta, una I, una U chiusa, una O aperta e una U. Queste sono le vocali della lingua italiana. Iniziamo adesso con le regole della E con accento grave. Regola numero 1: quando l'accento tonico cade nella E e nel dittongo IE. Ad esempio, bandiera, arciere, bicchiere, 10, dietro, ieri, niente. Abbiamo delle eccezioni. Chierico, dal latino cherco, i termini di derivazione etnico-geografica, marsigliese, eccetera, i diminutivi maglietta, foglietto. Regola numero 2: quando l'accento tonico cade sulla E, che si trova in vocaboli stranieri entranti nel linguaggio comune, ad esempio cabaret, deficit, hotel, premier, record, set, tech. Nei termini, regola numero 3. Nei termini in cui la E tonica è seguita dalla vocale, esempio avrei, aureola, corteo, ebreo, sei, platea, torneo. Eccezioni: A. Desinenze del passato remoto di alcuni verbi, potei, saprei, credei. B. Le preposizioni articolate dei, pei, nei. C. L'aggettivo plurale quei. Regola numero 4: nei termini in cui la E
e tonica è seguita da una consonante e due vocali. Esempio: commedia, tragedia, sedia, sortilegio, sacrilegio, regio, materia, arteria, miseria, premio, pregio. Eccezioni: fregio, sfregio, seguo, dileguo, perseguo, stregua e tregua. Per oggi mi fermo con la lezione numero 2. Potete esercitarvi con il margravio, iniziare a mettere gli accenti per le regole che sono state dette finora, e alla prossima lezione da Fabio. Ciao!